Guardi, nell'ambito della nostra provincia io credo che siano due i grandi momenti, i grandi eventi che le persone tipicamente residenti in questa zona conoscono. Uno di questi due è sicuramente la Fiera di San Gregorio e forse l'altro è a Sant'Arcangelo, non la Fiera di San Martino, certo. Di San Martino, perfetto. E San Gregorio tipicamente inaugura la primavera, perché si tiene tutti gli anni ormai da oltre 1000 anni nella seconda settimana di marzo in occasione della festività di San Gregorio Magno. Io ricordo, per chi non lo sapesse, che nella nostra provincia forse una delle abbazie più antiche in assoluto e fondata direttamente da San Pier Damiani è proprio a Morciano ed era titolata a San Gregorio Magno, per questo che a Morciano si teneva e si tiene annualmente la Fiera di San Gregorio Magno. La Fiera di San Gregorio Magno quest'anno sarebbe caduta dal sabato 7 marzo al domenica 15 marzo. Quindi proprio il prossimo sabato. Bravissimo, sabato di questa settimana sarebbe dovuta essere inaugurata. Voi capite che nel momento in cui tutto questo vigore inerentemente coronavirus è iniziato, qualche domanda ce la siamo posta, cioè noi procediamo o non procediamo con tutte le attività inerenti alla organizzazione di questa fiera, perché c'è anche un risvolto di carattere economico poi alla fine, cioè l'organizzazione significa un costo, le attrezzature individuano un costo e via andare. Morale, noi siamo arrivati al punto in cui tutto era pronto, addirittura anche il piano della sicurezza, barriere, antiterrorismo, bla bla bla, tutto pronto, tanto che il Comitato per l'Ordine della Sicurezza della Prefettura di Rimini, martedì della settimana scorsa, quindi direi il giorno della riunione che ha avviato un po' il gabinetto di crisi insediato presso la provincia, era stato approvato sostanzialmente. Però va da sé che al di là dell'ordinanza del presidente della regione, che si limitava a dire fino al 1 marzo chiudiamo le scuole perché c'è questo problema eccetera, va da sé che qualche domanda ce la siamo fatta, cioè noi abbiamo avuto nella Valconca il paziente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e verosimilmente non possiamo far finta che questo virus non sia circolato anche in termini, se permettete, di sola trasmissione magari non positiva, nel senso di portatori sani, ecco, per intenderci, tenendo conto che il tutto è partito da un ristorante e non solo il ristorante poi va da sé, ha avuto dei clienti, i clienti si sono mossi e hanno dei rapporti normali come tutte le persone abbiamo, e quindi un po' di preoccupazione rispetto a questo c'era. Poi è arrivato il DPCM che ha dato, come dire, ha tagliato la testa al toro, DPCM del Presidente del Consiglio, di fatto ti dice tu fino a domenica 8 non fai assolutamente nulla di attività che non siano ordinarie. E la Fiera di San Gregorio non è certamente un'attività ordinaria, muove a Morciano alcune decine di migliaia di persone durante quella settimana, vengono espositori ambulanti da ogni parte d'Italia, vengono persone da ogni parte delle province di Rimini e Pesaro, che si vede dai numeri di oggi essere le più colpite della Romagna e delle Marche, queste due province. Quindi ecco, voi capite che il senso di responsabilità al di là economico, che pure c'è, perché comunque sia le spese che sono state fatte non credo che qualcuno al comune gliele potrà restituire, ma al di là di questo c'è il tema della precauzione, cioè in una situazione come questa noi dobbiamo pensare a quelle persone che magari stanno benissimo, che quindi girano, si muovono eccetera, ma che fatalmente entrano in contatto con persone che magari sono più fragili e che sono quelle più a rischio, ci dicono, no, dal Ministero della Salute. Allora, per ovviare a questa possibilità, diciamo così, di veicolazione o di potenziale contagio di persone che possono essere più a rischio, penso in modo particolare agli anziani immunodepressi o a chi ha altre patologie, abbiamo fatto la scelta di dire bene, la Fiera di San Gregorio quest'anno la saltiamo a piedi pari,
speriamo e vediamo un po' di luce, diciamo così, alla fine del tunnel, individuiamo due finestre, non dalle quali buttarci perché è meglio evitare, no? Stiamo tranquillamente a guardare. Possiamo guardare, esatto, infatti. Sì, esattamente, non ci buttiamo dalla finestra, ma vediamo due finestre che potrebbero essere prima dell'inizio della stagione estiva, ovvero se ancora questa situazione non si sarà calmata, speriamo di no, evidentemente, o meglio, speriamo che si sia calmata, e eventualmente subito dopo l'estate, per inventarci una proposta nuova che a me veniva in mente di titolare o comunque di rapportare alle terre di San Gregorio. San Gregorio fu una grande abbazia nell'ambito della nostra provincia. Voi pensate che aveva possedimenti che andavano dal basso Pesarese, quindi dal mare, fino a metà della Repubblica di San Marino. Tutti gli atti, testi, manoscritti che sono depositati presso gli archivi storici, anche presso la biblioteca Gambalunghe di Rimini, ci dicono che era un'abbazia ricchissima, aveva veramente dei grandi possedimenti a causa di regalie, quindi di terreni regalati soprattutto dei grandi diciamo così signori di Rimini e non solo, che l'avevano fatta grande e imponente. E allora pensare ad un momento durante l'anno che si lega ai colori e sapori delle terre di San Gregorio potrebbe essere una iniziativa interessante. Quindi diciamo maggio, settembre, ci teniamo, esatto, queste due finestre, con in quel caso però, sindaco, più la fiera, come cioè i vostri padiglioni fieristici come punto di riferimento, o anche proprio il comune, la città, le piazze, le strade, la città. A noi piacerebbe tornare a vivere le città dopo questo momento in cui una terza difficoltà anche nel solo darsi la mano, come giustamente dicevate voi 5 minuti fa, quindi potrebbe essere quell'occasione nella quale possiamo dire, ecco, di essere tornati alla normalità. Sindaco, ma al momento, insomma, è passato un po' di tempo anche da quando ci siamo sentiti, come stanno reagendo i cittadini? Ricordiamo che quotidianamente, o se non quotidianamente quasi, sindaco, voi vi riunite anche la maggior parte adesso negli ultimi giorni in videoconferenza anche con le autorità, la prefettura, gli altri sindaci, addirittura adesso allargate anche alla provincia di Pesaro Urbino, agli amici di San Marino, insomma, ci racconti un po', per quanto si può, sappiamo insomma che giornate delicate. Ma sono giornate difficili, sono giornate anche, se ci pensate, anche da un punto di vista proprio umano, abbastanza pesanti, perché ci si sente addosso la paura delle persone, e allora io penso che chi rappresenta un po' il proprio territorio debba anche farsi carico di fugare alcune preoccupazioni quando ci sono, di essere vicino a quelle persone che più sono impaurite rispetto ad altre, perché non diciamoci tante storie, tutto quello che sentiamo alla televisione qualcuno lo veicola e lo archivia, ma si va là, invece sono più preoccupati perché magari conoscono la situazione propria del vicino, della madre, del padre, della famiglia, quindi da un punto di vista umano è certamente una situazione che pesa. Gli incontri che si fanno oramai via etere con gli altri sindaci, la prefettura, la provincia e anche la stessa Repubblica di San Marino ci portano a dire che è una situazione in evoluzione, no? Nel senso che ci si deve aspettare che la cosa non finisca dall'oggi al domani, ci si deve aspettare che, così come tra l'altro la raccontano a livello nazionale, i casi non cessino da un giorno all'altro, e ci si prepara, mettiamola così, al fatto che magari alcune situazioni particolari che debbono essere poste in quarantena non lo possono fare presso casa loro. Cioè nessuno di noi, o molti di noi, o almeno non io, viviamo in castelli nei quali ci sono... Ogni membro della famiglia può avere un suo bagno, una sua stanza, un suo cucinino, certo. Tre bagni, eccetera. Queste situazioni sono diffuse, queste difficoltà, e pertanto nel caso in cui ci dovessero essere necessità di per alcune persone di andare in quarantena, non necessariamente queste persone a casa. E allora la pubblica amministrazione si deve preoccupare anche di questa situazione. E che cosa vogliamo fare? Vogliamo, come abbiamo visto alla televisione, accampamenti nelle piazze? No. L'idea è che
ci si prepara individuando sul livello territoriale alcune strutture che magari possono essere vuote perché, che so io, la stagione non è ancora aperta, piuttosto che residence che lavorano d'estate, piuttosto che bed and breakfast, piuttosto che, non lo so, dite voi, in modo tale che qualora ci fosse, ecco, la necessità per qualcuno di dover uscire di casa perché non può continuare, essendo che non sta troppo bene, continuare a stare con la famiglia, eccetera, di poter trovare un luogo che può essere anche oggetto di attenzione particolare da parte dell'ente pubblico, per esempio fornitura degli alimenti, cibi e quant'altro. Qualora nascesse questo tipo di possibilità, uno deve essere garantito, no? Che in qualche modo, ecco, assolutamente possa, poi, ecco, poi diciamo, sindaco, che uscire, forse ma mi tocca anche mangiare, ecco, questo è il senso. Interpreto un attimo, diciamo che questa potrebbe essere, speriamo non ci sia bisogno, ma bisogna prepararsi, questo è fondamentale, non vogliamo in nessun modo abbassare la guardia. D'altra parte, forse proprio il fatto che il nostro territorio è dotato di una ricettività di diverso ci consente di non dovere fare le tende, insomma, e al limite utilizzare o un albergo che in questo momento non lavora, un residence, ecco, e questo potrebbe essere, anche perché le persone che poi dovessero essere necessitate ad andare in quarantena, ma semplicemente per non contagiare i familiari, i parenti, i genitori, anche per garanzia propria, perché qualcuno potrebbe dire no io non, magari ho avuto, che so, ho incontrato a tal persona che mi è risultata poi che non stava bene, eccetera, mi voglio autotutelare, ecco, mi voglio mettere nelle condizioni di non creare nessun tipo di problematica a chi sta con me, a chi sta in famiglia con me, ai miei compagni di lavoro e quant'altro, e allora bisogna metterli in condizione. Quindi diciamo che su questo, diciamo, sindaco, siete già al lavoro. Siamo già attivati. Siete già attivati. Sì, assolutamente sì, questo succede da ieri, quindi penso che entro oggi, massimo domani, ciascun territorio, ecco, potrà proporre delle ipotesi, incrociamo le dita in modo tale che queste ipotesi non siano, si debbano mai realizzare. Esatto, non si debbano mai realizzare. Però noi dobbiamo viaggiare preparati. Anche perché con l'aumentare di casi, abbiamo visto appunto ieri 5 nuovi casi, esponenzialmente aumentano anche le persone che possono dover essere messe in qualche modo in quarantena o in isolamento perché venute a contatto con questi soggetti positivi. Spieghiamo bene questa cosa della quarantena. La quarantena non vuol dire sto male, mi devo isolare. Assolutamente no. La quarantena è un qualche cosa di, come dire, di carattere assolutamente, come dire, nei confronti degli altri, positivo nei confronti degli altri, perché come si comporta l'ASL è quanto segue, due punti. Intanto colui che non sta bene, quindi che sta male, che è positivo, si va a individuare evidentemente la primissima cerchia che ha avuto nell'ambito del suo vivere quotidiano, quindi le persone più vicine a lui, o nel mondo del lavoro o nel mondo evidentemente familiare. Queste persone evidentemente, come voi sapete, hanno un periodo di un paio di settimane nelle quali è opportuno a loro volta non colloquino, comunque non si rapportino con altre persone. Questo è il famoso periodo di quarantena, quindi niente. Esatto. Diciamo che è chiaro che a nessuno fa piacere non potersi muovere, però se dovesse essere necessario c'è un'ipotesi, diciamo che forse tra tutti i territori che potrebbero aver necessità di fare questo, noi abbiamo almeno in questo periodo dell'anno questa possibilità luoghi, in più. Maggiore disponibilità. Sindaco, una cosa al volo, anzi due. Dotarsi di libri. Esatto, magari c'è anche la televisione, non lo so, vediamo. Comunque, la radio. La radio, noi siamo tutti i giorni qui praticamente. E due indicazioni, una è noi giustamente dobbiamo, e abbiamo visto anche che nell'informazione che viene fatta a livello provinciale, ormai non c'è più l'indicazione di dove sono i nuovi pazienti, le nuove persone. Questo anche per cercare, insomma, di non creare allarme ulteriore a quello che già tutti noi in cuore abbiamo. Però insomma ci sono anche delle indicazioni, resta un po' la Valconca, mi pare di capire, un luogo comunque molto sotto stress da questo punto di vista, anche rispetto a ipotetici nuovi contagi. Sì, grazie a Dio i numeri rimangono abbastanza bassi, rimangono bassi, nel senso che le positività riscontrate generalmente stanno dentro i numeri di una mano quotidianamente, ma sono
diciamo così, localizzati nei comuni di Rimini Sud. E non le facciamo dire altro, perché è giusto che sia così. Però invece un'altra cosa, una considerazione da sindaco di uno dei comuni che primi nella nostra regione Emilia Romagna, dopo insomma diciamo l'area del Piacentino, l'area nord ovest, ha dovuto fare i conti con questa emergenza. Le chiedo una valutazione invece su quelli che sono i nuovi dispositivi che pare il governo possa prendere per l'Italia intera. Secondo lei, che un po' sono due settimane, una settimana e mezzo diciamo che stiamo avendo a che fare con questo problema, sono scelte che condivide? Cioè anche un po' sull'Italia intera avere atteggiamenti diversi e nuovi? Allora, io penso che ci siano due situazioni diverse. Allora, le zone che in qualche modo sono tra virgolette già partite, no, da un punto di vista della diffusione, evidentemente hanno la necessità di rompere, di interrompere questa diffusione in tutti i modi possibili. Se dobbiamo fare qualche sforzo lo facciamo, parlo proprio a livello di persone fisiche, non faccio un discorso di carattere istituzionale, quindi lo dobbiamo sapere noi come persone, che siamo in un momento, in questo ambito territoriale un pochino sotto stress, dobbiamo utilizzare del gran buon senso sulla base delle indicazioni che ci stanno dando i sanitari. E come per qualsiasi altra malattia che si trasmette per via orale, comunque sia per tramite di goccioline e quant'altro, il buon senso è quello di evitare per quanto possibile la vicinanza, tale per cui questa trasmissione può essere effettuata. Questa vicinanza, questa famosa droplet, ormai questa parola che abbiamo imparato così in due giorni a conoscere, esatto, abbiamo imparato tutti a guardare su Wikipedia ma che cosa sarà sto droplet eccetera, e ci dicono essere compreso tra 1-2 metri, è una distanza di buon senso. Noi italiani difficilmente riusciamo a rispettare, perché noi siamo gente che alla fine si vuole bene, no? Quando ci si incontra ci si abbraccia, quando ci si incontra ci si dà la mano, non si fa il saluto così alla lontana. Ecco, però questo è un tema che certamente, soprattutto nei nostri luoghi dove, come dico, il virus è partito per primo, dovremmo essere un pochino più bravi a mettere in pratica queste buone pratiche, mettiamole così. Per il resto il virus non conosce le differenze tra regioni e tra province. Quando si muove, si muove. Abbiamo visto che noi, Emilia Romagna, siamo partiti, è partito questo virus prima che non accadesse nella provincia di Pesaro. Ieri leggevo, provincia di Pesaro 55 casi, quindi vuol dire, capite, che dobbiamo essere veramente molto attenti. Molto attenti. Attenti, quindi il fatto che abbiano voluto un po' estendere sull'intero territorio nazionale questo principio di attenzione, mettiamolo così, è forse un qualche cosa di buon senso al quale ci potevano pensare anche prima, per quel che mi riguarda. Esatto, perché effettivamente c'è una territorialità che non è confinante Emilia Romagna e Marche, tra Emilia Romagna, esatto. E poi insomma è chiaro che forse pensate adesso Gabice è Marche, certo, o Emilia Romagna, chiaro, ma anche la stessa Valconca, sindaco, pensiamo Valconca, quante persone, Montefiore Tavoleto, Urbino rispetto all'istruzione universitaria di tutta la Valconca, Emilia Romagna università chiuse, Urbino aperte, Morzanesi che vanno a scuola a Pesaro, persone di Gabice, di Gradara che vengono a scuola a Morciano e viceversa, nel senso che capite, certo, che la territorialità da questo punto di vista lascia un po' il tempo che trova.